con il gruppo Uniti per Caramanico abbiamo denunciato ciò che nessuno dice. Non c'è una dichiarazione del presidente Marsilio, non c'è una dichiarazione dei consiglieri regionali della provincia di Pescara, ma l'ARIC due giorni fa ha rinviato al 18 settembre, un altro mese e mezzo, il bando per la concessione delle acque termali di Caramanico. Caramanico e tutto il comprensorio della Maiella, che lunedì alle 12 si aspettava di conoscere se c'era un soggetto privato disponibile a partecipare a questo bando, rimarrà delusa al 18 di settembre, con il rischio che le terme di Caramanico non riaprano neanche per il 2024. Noi chiediamo a Marsilio e al centrodestra abruzzese di fare loro la nostra proposta, cioè di acquisire almeno il primo lotto fallimentare. Ci sono state due aste che sono state esperite, non hanno avuto soggetti partecipanti, accorparlo insieme alla concessione delle acque in modo che non ci siano ricorsi giudiziari, si riaprano le terme e si eviti per il futuro che Caramanico e tutto quel comprensorio debba subire i danni di un eventuale nuovo fallimento. Vogliamo sottolineare, l'hanno fatto i consiglieri di Uniti per Caramanico, la bomba sociale, le difficoltà delle imprese, lo spopolamento che Caramanico sta subendo in questo periodo. A questo il PD regionale aggiunge il silenzio assordante delle istituzioni, che non hanno avuto neanche il coraggio di annunciare questa nuova proroga.